oggi conosciamo un nuovo ricercatore. Come ti chiami e in quale laboratorio lavori? Allora, io sono Paolo Bonvini, biologo, sono ricercatore dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, afferente alla clinica di oncomatologia pediatrica e laboratorio di biologia dei tumori solidi di Padova. Perché hai scelto di fare il ricercatore? Quello che mi ha portato a fare il ricercatore è un po' un'esperienza personale, familiare. Mio fratello è stato uno dei primi o dei più vecchi pazienti curati in clinica pediatrica, è stato soggetto, ha avuto un sarcoma di Ewing e che è durato veramente tanti anni, uno di quei famosi bambini che ha fatto i viaggi della speranza all'estero per potersi curare e che oggi fortunatamente non sono più necessari. Se abbia deciso di fare ricercatore per questo motivo, onestamente non lo so, forse questo mi ha dato in un certo senso poi la spinta, la possibilità e anche la voglia di approfondire questi aspetti. Ecco. A quali progetti stai lavorando? Attualmente noi in realtà siamo laboratorio di riferimento per la Regione Veneto italiana per quanto riguarda la caratterizzazione diagnostica dei linfomi non Hodgkin e dei sarcomi delle parti molli, quindi quello che viene svolto nel nostro laboratorio di ricerca è una ricerca prettamente traslazionale, quindi, come ho sempre detto, dal letto del paziente al laboratorio per ritornare al letto del paziente. Abbiamo attualmente diversi progetti di ricerca che valutano marcatori diagnostici di malattia, ma comunque anche delle caratteristiche genetiche che possono essere utilizzate per seguire la malattia durante il suo evolversi, così come alcuni aspetti di ricerca particolarmente importanti sono aspetti di farmacologia preclinica, quindi l'utilizzo, lo sviluppo, il disegno, l'utilizzo di farmaci innovativi di seconda generazione per la cura di queste patologie, che sono patologie altamente aggressive, che però sono sempre considerate delle malattie rare. Quali le frontiere nel tuo ambito di ricerca? Il grosso problema delle patologie pediatriche di origine neoplastica oncologica è proprio la pochezza, la scarsità di materiale su cui noi praticamente possiamo fare i nostri studi biologici. Oggi una frontiera che ci permette di superare questa difficoltà è proprio l'utilizzo dei campioni di sangue, che comunemente vengono chiamate anche biopsie lipide, come fonte di informazione estremamente utile sia per quanto riguarda marcatori di malattia, sia anche per eventuali bersagli terapeutici. Come i tuoi colleghi, anche tu hai modo di far conoscere il tuo lavoro a quanti vengono in visita alla Torre della Ricerca e in occasione di incontri sul territorio. Come valuti questo tipo di esperienza? È un'esperienza, come ho sempre detto, che ci mette a contatto con quello che effettivamente è la realtà dell'oncologia pediatrica. Spesso volentieri questo è un lavoro a cui dedichiamo la maggior parte del nostro tempo, dalla mattina appunto alla sera, spesso volentieri anche il fine settimana, però perdiamo in un certo senso il contatto con quello che è un po' anche le problematiche che incontrano i bambini, che incontrano finalmente le famiglie e in un certo senso anche la vera realtà che c'è dietro queste malattie. Quindi penso che sia l'esperienza che noi facciamo non solo un qualcosa che noi diamo agli altri, ma sia un valore aggiunto che gli altri possono dare anche al ricercatore.